Siamo qui questa sera presso la Porta della Terra, un convegno interessantissimo sull'alimentazione sana organizzata dalla Farmacia di Croce. E qui con noi un personaggio d'eccellenza, la dottoressa Carla Ferreri, ricercatrice del CNR di Bologna, che studia una materia molto particolare. Quale, dottoressa? La lipidomica, cioè come è fatta la membrana cellulare in particolare, tenendo conto che quello che compone la membrana cellulare è quello che si mangia, e quindi è importante, sono i grassi, e quindi è importante che si faccia una correlazione tra quello che si mangia e quello che va a formare la cellula e la membrana cellulare. Noi cerchiamo di spiegare alle persone che il carrello della spesa si traduce in un effetto molecolare di salute. Ma grassi che non sono uguali per tutti, la lipidomica quindi studia in modo personalizzato qual è la soluzione migliore per ciascuno, perché siamo diversi. Soprattutto tutti noi possiamo anche mangiare la stessa cosa, ma sicuramente avremo un metabolismo diverso e quindi le trasformazioni seguono anche quello che è il corredo di ogni persona, e questo lo sappiamo, no? Perché c'è chi ingrassa facilmente e chi invece può mangiare moltissimo. Quindi diciamo, per dirla semplicemente, la lipidomica fa una personalizzazione del profilo di una membrana cellulare, che è quella dell'eritrocita maturo, e dà un profilo alla persona, soprattutto individua uno squilibrio che può essere riportato alla normalità seguendo delle linee nutrizionali personalizzate. Questo esame è possibile farlo, dicevamo, con semplicemente una goccia di sangue, un test che è attualmente disponibile presso la Farmacia di Croce. Dottore, una farmacia che parte dalla prevenzione attraverso l'alimentazione. Quindi una farmacia che non vende medicine ma previene attraverso il cibo. Perché, dottore? Ma non è che la farmacia non vende medicine, è che oggi chiaramente si parla di prevenzione e noi come farmacia siamo da sempre impegnati nel campo della prevenzione, e quindi se è possibile non arrivare all'uso del farmaco oppure e prevenire la terapia farmacologica con un'integrazione adeguata per alcuni disturbi, piccole patologie, è sicuramente preferibile. Ma quando poi effettivamente c'è una patologia conclamata, beh, allora è il caso che si ascoltino i medici. E qui con noi un altro dottore di fama internazionale, Andrea Del Buono, immunologo e allergologo. Un dottore che viene dalla Terra dei Fuochi, quanto è importante mangiare cibo sano? Lei parlava che la Terra dei Fuochi, in fin dei conti, è importante avere una terra sana al di sotto di un metro di distanza, e un buon prodotto. Allora, la Terra dei Fuochi è una terra maledetta perché è stata inquinata dall'uomo, però Madre Natura ci ha dato le piante, ci ha dato in particolare i funghi, che sono quell'organo meraviglioso che è in grado di digerire anche le cose più brutte che l'uomo ha fatto. E ancora di più, la bonifica non deve partire dal luogo che è inquinato, ma dobbiamo utilizzare i tanti terreni invece che sono ancora molto fertili, perché le piante tra di loro comunicano. Le piante sono presenti prima dell'uomo, sono indispensabili al regno animale, non esiste l'uomo se non esistessero le piante. E la cosa interessante è che sono talmente intelligenti che producono delle sostanze che, oltre a digerire i tossici, ci difendono dai tossici, si chiamano fitochelatine. E le fitochelatine sono, lo dice la parola, chela, cioè buttare fuori. Quindi io, quando mi alimento con una giusta quantità di vegetali, e ripeto, che siano stati coltivati su un terreno sano, ma soprattutto che sia stagionale, perché la stagionalità comporta la presenza di alcuni batteri che tramite le radici arrivano nelle foglie. Quindi io devo consumare alimento fresco, soprattutto non trattato industrialmente, perché purtroppo i sistemi di prevenzione delle malattie diffusive tossico-alimentare compromette poi la qualità di questi batteri, i quali non vengono ingeriti e non alimentano i batteri nel mio intestino. In una parola, sto dicendo che ci dobbiamo alimentare di alimenti vivi e non di alimenti morti. Gli alimenti vivi è perché hanno i batteri, perché i batteri sono, tra virgolette, la nostra salvezza, ci aiutano a difenderci e anche, perché no, a disintossicarci.
Si è parlato anche di tornare a ciò che facevano i nostri nonni, tornare a mangiare come mangiavano loro. I nostri prodotti, la nostra dieta mediterranea è importante, ma non con prodotti fatti come li facevano i nostri nonni. In che modo? I nostri nonni avevano l'abitudine di conservare la lievitazione, il lievito madre, e lo reimpastavano e lo donavano ai vicini. Questo passaggio fatto con le mani e con le madie è un arricchimento di batteri, per cui questi batteri che lievitano, si chiamano così proprio perché appartengono alla famiglia dei lieviti, che serve poi a far lievitare, in realtà predigeriscono le proteine del grano, e quindi quando tu consumi quel cibo non ti lievita nella pancia, cioè non mangi il tuo cornetto e ti si gonfia l'addome, ma semplicemente ti senti più leggero dopo che l'hai consumato. E questo che cosa comporta? Comporta anche che mangi il cornetto, che è uno zucchero, viene rapidamente assorbito perché viene subito smontato, e quindi tu hai dei picchi iperglicemici. Per questo picco iperglicemico che cosa ti comporterà? La liberazione di insulina. Dopo un'ora e mezza, due ore, che cosa succede? Si riabbassa la glicemia, lo stimolo della fame, di nuovo un altro zucchero, un altro cornetto e così via. Quindi alimentandosi bene educhiamo il nostro cervello, educhiamo le nostre dipendenze, e soprattutto per i bambini facciamo sì che loro a scuola siano meno iperreattivi e soprattutto meno distratti, che oggi è uno dei problemi di tante maestre. L'importanza dunque della collaborazione tra medici privati e i comuni. Assessore, buonasera. L'assessore alle politiche sociali Maria Travaglini, che ha collaborato con la farmacia di Croce a questa iniziativa. Assessore, quanto è importante partire dall'educazione dei più piccoli per questo tipo di iniziative? Io direi che è fondamentale partire dai più piccoli, e noi come comune abbiamo patrocinato l'evento della farmacia di Croce, molto sensibili alle tematiche del territorio. È stato fondamentale vedere i bambini oggi in questo evento, perché noi dobbiamo agire proprio sui miglioramenti dello stile di vita alimentare dei bambini, e quindi come amministrazione porteremo avanti nei prossimi mesi una iniziativa di sensibilizzazione in tutti gli ordini di scuole di San Salvo, partendo dagli asili nidi, proprio per alimentare questo cambio di stile di vita, e fino ad arrivare nei nostri centri diurni anziani. Lo porteremo avanti con il dottor Duco, che è stato uno dei relatori di questa sera, e attraverso il quale, ecco, vorremmo evitare tutti questi problemi che possono insorgere da una cattiva abitudine alimentare.